Il Mattino Football Team vi dà il benvenuto anche oggi con una puntata particolare. Particolare perché siamo un po' delusi dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ma con la mente già domenica prossima contro la Roma. Cosa è accaduto in campo a Bergamo? Ce lo dirà Dario Marcolin. Tanti temi, ma soprattutto tanti tifosi. Guardiamo il titolo di oggi. Quel che resta del passato, direi che è un passato anche positivo, perché dopo il lockdown il Napoli ha sempre vinto, prima della sconfitta contro l'Atalanta, ma è una sconfitta che ci può stare? È stato merito dell'Atalanta o demerito del Napoli? Non lo so, chiediamolo ai nostri tifosi. Merito dell'Atalanta in gran parte, anche se il primo tempo è stato molto equilibrato, ma poi la forma fisica dei giocatori dell'Atalanta è uscita fuori. Periodo dove sono estremamente in forma, un campionato dove stanno andando molto bene, inevitabilmente in un periodo del genere chi corre di più alla fine vince. Vincere contro l'Atalanta sarebbe stato inutile, perché ormai il quarto posto è sfumato. Loro ce la faranno perché hanno una mentalità e sicuramente vincere aiuta a vincere, e andremo a Barcellona con una marcia in più. Forza Napoli! Il progetto Champions del Napoli era ormai svanito da tempo, secondo me, anche nella testa proprio dei giocatori e della società. E poi c'è una gran condizione fisica dell'Atalanta in questo periodo, che è tornata post-Covid come se non avesse mai interrotto. Fondamentalmente questa sconfitta conta poco, perché il Napoli già in Europa c'è grazie alla vittoria della Coppa Italia. È ovvio che giocare contro una diretta avversaria, era l'Atalanta il punto di riferimento per poter rubare quei punti, invece va a più 15 dal quarto posto, quindi diventa impossibile il sogno di poter rientrare in Europa tramite la Champions League. Per quanto riguarda il Napoli è ancora un obiettivo importante, che è la Champions, finire questo campionato in modo decoroso, e l'obiettivo della Champions è quello di trovare un Barcellona che è in difficoltà, che ha problemi col proprio allenatore Quique Setién, e giocheranno ai primi di agosto quella partita che può regalare anche un sogno, quindi allenarsi bene in campionato per arrivare a giocarsi la Champions perfettamente. In queste ultime ore avrete sentito sicuramente parlare del probabile acquisto del Napoli, Osimhen. Guardiamo la scheda. Nazionalità nigeriana, ha 21 anni e alto 1,86. Ha disputato 76 partite in campionato e ha fatto 32 gol, mentre nelle coppe, 14 partite giocate, ha fatto 6 gol. Con il probabile acquisto di Osimhen, il Napoli potrebbe lasciare andare definitivamente Milik. E allora, la cessione di Milik, l'acquisto di questo nuovo giocatore, vi convince? Chiediamolo ai nostri tifosi. È un'operazione che si può fare, perché Osimhen è un gran giocatore per il Napoli, potrebbe andare bene. Però mi dispiace sempre per Milik, perché in questi anni trascorsi a Napoli ha dato molto. E mi dispiacerebbe solo per questo, che è un buon giocatore. Allora, secondo me Osimhen costa troppo per fare la riserva di Mertens, quindi è meglio di no, però sono troppo tifosa del Napoli, infatti. Io terrei Milik e non acquisterei Osimhen, perché comunque la squadra ormai è compatta e credo che Osimhen, il nuovo acquisto, creerebbe uno squilibrio nello spogliatoio e anche in mezzo al campo. Rapido, scattante, forte fisicamente e col senso del gol. Questo e molto altro è Victor Osimhen, il nigeriano nato a Lagos nel dicembre del 98, entrato di prepotenza nei sogni azzurri degli ultimi giorni. Il prototipo di attaccante moderno, se ce n'è uno, con una già discreta esperienza europea, è ora pronto a fare il salto di qualità. È una prima punta di fisico e intelligenza, non ama stazionare in area di rigore, ma comincia le sue azioni anche lontano dalla porta. E poi il gol, ovviamente, che non può mancare. Sono 18 quest'anno, in una stagione tagliata quasi a metà dal coronavirus. Napoli l'ha già conosciuta nelle ultime ore dopo il blitz di martedì. Gattuso e De Laurentiis sembrano averlo convinto tra la tavola e il mare di Capri. Ora resta solo il Lille tra Osimhen e l'azzurro, con la speranza di poter dare il benvenuto al giusto erede di Dries Mertens. Gattuso ha puntato
puntato il dito sull'atteggiamento sbagliato di questa squadra. Guardiamo le sue dichiarazioni. Sono molto arrabbiato, l'Atalanta non è stata affatto straordinaria. Ci siamo fatti 2 gol da soli, abbiamo fatto troppa confusione e dovevamo fare qualcosa in più. Non mi è piaciuta la mentalità, troppe chiacchiere, dovevamo pensare a far meglio. Francesco De Luca, noi la vediamo così. Sei deluso dalla sconfitta a Bergamo oppure ti aspettavi un calo da parte del Napoli? Ma diciamo che era difficile attribuire a questa partita onestamente il significato di una svolta per la stagione del Napoli, nel senso che erano già tanti 12 punti di ritardo rispetto all'Atalanta e rispetto al quarto posto. Non mi aspettavo quel brutto secondo tempo da parte del Napoli, che aveva dato anzi dimostrazione di essere una squadra molto solida, molto compatta nelle partite che aveva giocato subito dopo la ripresa della stagione. Dopo le parole di Gattuso, e ricordiamo bene nel post partita dopo Atalanta-Napoli, ha parlato di mentalità. Allora mi chiedo, com'è possibile che sono passati tutti questi mesi e ancora non vediamo un Napoli maturo? Beh, la mentalità è qualcosa che non si costruisce, la mentalità vincente non si costruisce in 6 mesi. Per creare una mentalità vincente ci vogliono giocatori anche con determinate caratteristiche, con una determinata esperienza. Gattuso ha fatto un ottimo lavoro, ha vinto la Coppa Italia, ha portato la squadra in Europa, però è chiaro, ci sono degli step. L'Atalanta è un modello sotto molti punti di vista, anche sul piano dell'organizzazione tattica. La mentalità vincente si costruisce col lavoro sul campo e col lavoro sul mercato. Francesco, con quale spirito il Napoli affronterà questo finale di campionato partendo dalla partita di domani contro la Roma? Allora, chiaramente il Napoli non deve mollare, il Napoli deve dare deve giocare per arrivare almeno al quinto posto. L'importante è fissarsi nello sport sempre un obiettivo. E poi c'è la partita con il Barcellona da preparare, è vero che manca più di un mese, però bisogna prepararsi bene. Poi credo che Gattuso avrà la possibilità di far ruotare ancora di più i giocatori, magari dando una chance a Lozano dal primo minuto, perché bisogna capire cosa fare con questo giocatore e con altri che hanno giocato poco finora. Però quello che bisogna vedere è una squadra combattiva, una squadra che ha voglia di risultato. Non è facile fissare un obiettivo in questa situazione, ma appunto la mentalità vincente si costruisce anche così. Il peggiore in campo secondo me è stato Mario Rui, la fascia sinistra è quella che ha sofferto un po' di più, tutti e due i gol dell'Atalanta sono venuti da quella parte, ovvio Mario Rui è più bravo ad attaccare che non a difendere, però doveva essere coadiuvato dai giocatori di reparto e così non è stato. I migliori forse, diciamo Koulibaly è sempre un giocatore che sta in crescita, che ha fatto bene, ha evitato anche dei guai importanti per poi anche riproporsi, un'occasione per lui di testa che non è riuscito a strozzare in porta, quindi buona fase difensiva per Koulibaly e anche la capacità di trovarsi in area a colpire di testa. La nostra rubrica top e flop con l'Atalanta, il Napoli, come ha giocato soprattutto un top e un flop? Allora, il primo tempo molto bene, il secondo tempo penso siamo calati un po' di concentrazione, un po' per quanto riguarda la parte fisica. Il top Gattuso, il flop secondo me i due essenziali, Mertens e Insigne ieri. Perché? Perché sono, secondo me fisicamente sono un po' stanchi. Sei sicuro? Penso proprio di sì. Per me la partita è stata un flop, però il migliore in campo penso che sia stato Lozano, nonostante è entrato a secondo tempo ha giocato molto bene, e il peggiore direi Di Lorenzo. Il migliore in campo Lozano perché secondo me appunto dobbiamo dargli fiducia, sta piano piano diciamo riuscendo a ingranare nel Napoli, e il flop invece Fabian Ruiz, perché diciamo fa una partita, gli riesce bene, altre no, è un po', non è costante, ecco. Top Ospina perché ha fatto qualche bell'intervento prima di farsi male. Flop Milik perché non si poteva guardare. Il Napoli ha un mese di tempo per prepararsi contro il Barcellona, anche perché la Coppa Italia il Napoli l'ha portata a casa. Contro l'Atalanta ha perso, quindi è sfumato in qualche modo il quarto posto. Secondo te come deve agire e reagire la squadra dopo questa sconfitta?
deve solo approfittare in queste partite per completare una preparazione atletica dedicata completamente alla partita con il Barcellona, che rimane l'obiettivo principe di questo momento. Quindi turnover al 100%, preparazione atletica mirata a quella partita e poi ovviamente quello di Barcellona, che Dio ce la mandi buona, insomma. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non credemi perché. Sono solo tre i punti di distanza che separano in classifica Napoli e Roma, protagoniste della gara domenicale che chiuderà il 30° turno di Serie A. Il derby del Sud, per quest'anno, lascia il posto al derby delle deluse. Entrambe arrivano da una sconfitta, entrambe sembrano non aver più nulla da chiedere al proprio campionato. Il Napoli ha già l'Europa League in tasca con la Champions, ormai scappata via. La Roma, invece, l'Europa League ce l'ha a un passo, ma deve guardarsi dal ritorno di Milan e Verona. Poche motivazioni per gli azzurri, che però dovranno provare a vendicare il doloroso KO dell'andata. Le squadre viste all'Olimpico un girone fa sono completamente agli opposti oggi, ma sono già pronte a chiudere il loro diario del 2020 per guardare all'anno che verrà, con le sfide europee di agosto già all'orizzonte. Mettiamo alle spalle la partita a Bergamo contro l'Atalanta, dove il Napoli ha perso, e proiettiamoci direttamente a domenica sera contro la Roma. Ma Gattuso che formazione sceglierà? Sicuramente in porta Meret, poi Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Lozano. Questa è la probabile formazione, ma chiediamo ai tifosi di Andy Fai da te cosa ne pensano. Io penso che bisogna mettere sempre la migliore formazione, anche perché questo può essere un allenamento in vista del Barcellona, insomma, quindi i giocatori potrebbero arrivare più preparati alla sfida di Champions League, e quindi anche perché ci vuole sempre una mentalità vincente in vista del prossimo campionato, anche perché questo è andato, quindi pensiamo già al prossimo campionato. Se fossi Gattuso, contro la Roma non farei scendere in campo la migliore formazione, ma farei turnover per preparare tutti ad una futura sfida con il Barcellona. Per me l'unico importante e fondamentale squadra diventa Mertens, al momento in cui sia per il rinnovo del contratto, sia per potenza fisica, sia per come riesce a portare la squadra in porta, è un attaccante fondamentale che non può mancare nell'attacco del Napoli per portarci ad una vittoria non sicura ma quasi. Sicuramente contro la Roma mi auguro che il Napoli riesca a riproporre questo gioco delle ultime prestazioni, e soprattutto che si riesca a dare un po' di spazio a Lozano, che ha avuto poco spazio, però secondo me merita attenzioni particolari perché ha delle qualità importanti. Abbiamo una rosa lunga e da qui a fine campionato sicuramente spero che mettano in mostra un po' tutti i giocatori per una rotazione maggiore. Io contro la Roma, sempre Forza Napoli, schiererei Lozano al posto di Insigne, perché ho visto l'ultimo due partite, sia contro l'Atalanta e contro la partita prima, molto in forma. Sempre con l'attacco Mertens, e spero con il rientro di Manolas in difesa con Koulibaly faremo una bellissima cosa. Centrocampo e Zielinski più centrale di centrocampo, e sempre sulle ali vorrei provare Gulam di nuovo, molto probabilmente, e vorrei in porta Meret. Ospina, anche se si è infortunato contro l'Atalanta, spero che giocherà sempre Meret. Per questo finale di campionato, dalla Roma in poi, tecnicamente io penso che l'allenatore Gattuso dovrebbe fare esperimenti, cioè lasciare ormai la vecchia guardia e iniziare a stabilire di nuovo i nuovi rapporti con i nuovi giocatori e i moduli nuovi, cioè nel senso le varie posizioni, e sperimentare, in quanto purtroppo secondo me il campionato è finito, non possiamo chiedere niente più da questa annata, questa stagione che tutto sommato nel finale è andata più che positiva.
con la vittoria della Coppa Italia è il restante. Quindi tecnicamente speriamo che Gattuso dia una forza in più alle nuove leve e che dà spirito di combattimento e che di non arrendersi mai. Forza Napoli sempre! Domenica sera Napoli affronta una partita importante, abbiamo detto che deve cercare di proseguire questo campionato nel migliore dei modi per prepararsi alla partita contro il Barcellona. Allora arriverà una Roma che è arrabbiata, una Roma che vuole dimostrare il suo valore, una Roma che è davanti al Napoli e quindi ancora se vede lo stesso l'Atalanta molto lontano, però insieme al Napoli si giocano quel quinto e sesto posto che può fare la differenza alla fine della stagione. Al di là di questo la squadra di Gattuso deve cercare di migliorare quegli errori che ha fatto a Bergamo, soprattutto in fase difensiva, arrivava da un trend positivo in fase difensiva, contro l'Atalanta hanno lasciato dei pezzi per strada, tante squadre, compresa la Lazio prima del Napoli e il Napoli poi a seguire, per cui insomma non è mai una partita facile. Al di là di questo, onorare tutte le partite da qui alla fine, De Laurentiis aveva detto che erano tutte finali, non saranno più tutte finali ma dovranno essere partite che crescono e accrescono il futuro, quindi cosa vuol dire? Tanti giocatori si devono mettere in mostra per cercare di convincere Gattuso che possono essere titolari in questa squadra. Io sono con Agostino Gargiulo, responsabile del punto vendita Andy Fai Da Te. Allora, cosa si può trovare qui? Orari di apertura, chiusura? Insomma, questo mondo Andy Fai Da Te, che mondo è? Innanzitutto buongiorno a tutti, mi ripresento, sono Gargiulo Agostino, responsabile del punto vendita Andy Fai Da Te, Marcianise, provincia di Caserta. All'interno del nostro punto vendita ci sono quattro mondi, tra cui il mondo dell'arredo, il mondo del professionale, il mondo della decorazione e il mondo del garden. Andy Fai Da Te è un'insegna che nasce circa un anno e mezzo fa con l'obiettivo di crescere a livello regionale e nella speranza di aprire altri punti vendita. Perfetto, però io so che Agostino è anche tifoso del Napoli. Sicuramente, la fede non si diffida. Allora, il mondo Napoli, oltre al mondo di Andy Fai Da Te, che cosa ti ha lasciato? Un po' forse di amarezza perché il Napoli ha perso contro l'Atalanta, ma soprattutto un pronostico per Napoli-Roma. Allora, Napoli-Roma, ovviamente, noi aspettiamo sempre una vittoria da parte del Napoli. Con la proiezione ovviamente di avere un futuro magari migliore, cancellare quest'annata che poi ovviamente è stata comunque condizionata in positivo per la vittoria della Coppa Italia. Sono con il grande Gattuso, per cui vedo un Napoli comunque carico per la prossima stagione. Cioè il Barcellona qui proprio non si cita. E il Barcellona, diciamo che arriveremo il 6 agosto e ci proietteremo a quella partita. Per ora ovviamente la speranza di noi tifosi è che il presidente possa costruire la squadra che ci possa portare comunque a una vittoria importante e niente, rendere orgogliosa la città di appartenenza. Allora, al mio 3 diciamo Forza Napoli e poi do l'appuntamento la prossima settimana. 1, 2, 3, Forza Napoli. Napoli! Noi ci vediamo settimana prossima sempre alle 13:30. Seguiteci sul Mattino Football Team. Lo staff di Andy vi augura un buon weekend e domenica il Napoli vincerà 3-1. Forza Napoli! Napoli.